personalmente da Francesca Battiato. Quali sono? Laura Quaglia. Laura Quaglia. Ovviamente Laura Quaglia la attendiamo sul palco. Eccola qui. Eccola qui che ci raggiunge. Ecco, Laura Quaglia perché? Beh, ha un'estensione molto... ha un'estensione bellissima. Ciao Laura, complimenti. Ha un'estensione bellissima, ha detto che forse non canta da un po' di tempo e quindi ho pensato che magari questa potesse essere l'occasione per ricominciare alla grande. Beh, insomma, Laura, che dire? Grazie, è un onore. Bene, allora, Laura Quaglia e poi? Ariela Pera. Ariela, dov'è Ariela? Eccola lì, ti ho detto, non cantavo da quando sono venuta a Saremo Famosi due anni fa e adesso ricomincia con Saremo Famosi, ricomincia alla grande. Perché la scelta su Ariela? Allora, io Ariela l'avevo già sentita proprio su questo palco anni fa e secondo me è una di quelle voci che ha dei potenziali non indifferenti e anche per lei insomma mi sembrava meritevole. Poi anche lei come Laura ha detto non canto da un po' di tempo e quindi può essere insomma la svolta. Ariela, allora? Grazie, non mi aspettavo, ero già tenuta in pigiama. Praticamente vediamo, eri già pronta per andare a dormire. Succede. Francesca, ancora qualcuno è individuato? Sì, l'ultima voce è Matteo Toscano. Matteo che ci ha raccontato di aver già fatto il provino, insomma, di X-Factor, un ragazzo che ama moltissimo la musica. Ecco, perché la scelta? Eri nelle retrovie, anche tu stavi andando a dormire, eh? Anche tu stavi andando a dormire. No, stavo guardando lo show con intenti diversi. Ti ringrazio perché perlomeno so di non essere sola su questo palco. Francesca, perché tra Matteo? Matteo è una voce che io conosco, l'ho già sentito, lo conosco come persona, è una bella persona, è una brava persona, mi piace. È soprattutto una persona che va seguita, quindi so che lui vorrebbe farne una professione e quindi chi meglio di lui? Chi meglio di Matteo Toscano? Di Laura Quaglia e di Ariela Pera. Bene. Questi sono i tre prescelti da Francesca Battiato che avranno un'opportunità in più per sviluppare le loro qualità. Francesca. Sì, ovviamente questa sera ho premiato tre voci, ma per chi volesse comunque iscriversi alla nostra scuola in via Venezia 26 Rosso, quindi ovviamente sono corsi aperti a tutti e corsi di formazione vocale, che tra l'altro quest'anno siamo anche seguiti da un foniatra bravissimo che arriva da Milano, che cura le nostre voci e quindi l'insegnante di canto lavora insieme al medico, questa è una cosa in più, un'opportunità in più per i cantanti, quindi insomma è aperto ovviamente a tutti. Certo, anche agli amatori, no? Perché no? Sì, nel mio studio ci sono professionisti come amatori, no? C'è anche professionisti che fanno la nostra voce. Non dire parlo, non dire parlo. Ci tutti bene, questo per me è importantissimo, perché mi piace creare un buon ambiente, mi piace che tutti gli allievi si conoscano, che si vogliono bene e che siano solidali l'uno con l'altro. Perché io ho visto ieri sera. Continuiamo a stare uniti, Matteo. Se posso, volevo ancora fare un grazie particolare, un saluto a una delle mie allieve che questa sera mi ha veramente emozionato, al di là delle votazioni, di come andranno le votazioni, per un brano che io amo tantissimo e che le avevo consigliato. Lei mi ha veramente fatto venire le lacrime agli occhi e lei è Silvana Giannuzzo. Insomma, grande qualità, una cantante bravissima, soprattutto un cuore bellissimo e le voglio molto bene. Grazie a Francesca Battiato, Matteo Toscano, Laura Quaglia, Ariela Pera, complimenti.